Ed ora parliamo della giornata internazionale di domani contro la violenza di genere. Tante le iniziative già da queste ore. Ci colleghiamo in diretta con la questura di Pescara, dove sono stati resi noti anche i dati sul territorio provinciale relativi a questo odioso fenomeno. C'è Marina Moretti, a te la linea. Buon pomeriggio. Sì, direttore, buongiorno. Siamo proprio qui in diretta dalla Questura di Pescara. Questa mattina una conferenza stampa e quello che mi ha colpito in tutto questo ambito, ovviamente siamo vicini al 25 novembre, siamo vicini a quella giornata che almeno una volta l'anno ci si ricorda di lottare contro la violenza sulle donne. C'è invece chi lo fa tutti i giorni e lo fa sul campo. E quello che mi ha colpito proprio di questa conferenza stampa è che è stato detto: noi non abbiamo un approccio burocratico, non inseguiamo la denuncia, cioè invitiamo le donne a rivolgersi a noi, ma per trovare sostegno. Poi il resto, se arriva, arriva dopo, ma non è quello l'importante, giusto questo? Sì, come dicevo qualche ora fa. Le donne si rivolgono a noi a fatica, le vittime sono prevalentemente di sesso femminile. Noi non raccogliamo la denuncia, ma offriamo assistenza in tutto questo faticoso percorso che le può portare poi alla via giudiziaria o alla via amministrativa, a seconda se propongono querela, ovvero se chiedono un'istanza di ammonimento al questore. Ma è necessario che loro sappiano che l'operatore di polizia che gli viene affiancato risponderà sempre alla loro richiesta di aiuto, quindi non solo tramite il soccorso pubblico, il 113 e il 112, ma proprio gli specialisti della squadra mobile che seguiranno i casi più importanti non negheranno mai il proprio contributo, il proprio aiuto in qualsiasi momento della giornata, perché i convegni e le conferenze stampa le facciamo di mattina e le facciamo nei giorni feriali, ma spesso le crisi esplodono in momenti particolarmente difficili, quindi una persona deve sapere che ha un operatore di polizia su cui contare. Tra l'altro, reati o comunque segnalazioni di atti persecutori, di violenze, di stalking in aumento, o almeno non in diminuzione, come per esempio altri reati, perché durante il lockdown, per esempio, quasi tutti i reati, insomma, contro il patrimonio, diciamo così, sono diminuiti. Invece questo è un punto vulnerabilissimo, proprio perché si sta più in casa, si è stati più in casa ed è lì che esplodono questo tipo di situazioni. Tra l'altro, lei anche ha precisato che di circa 400 richieste che sono arrivate, 29, una trentina, diciamo, giù di lì, sono quelle effettivamente poi ancora più monitorate perché ritenute potenzialmente più pericolose di altre. Sono ritenute pericolose e sono state inserite nella piattaforma cosiddetta Scudo, quindi il nome dell'autore dello stalking, la macchina che utilizza, il nome della vittima, l'operatore di polizia, di qualsiasi forza di polizia, in qualsiasi punto del territorio nazionale, per quei soggetti che sono inseriti in questo particolare cruscotto operativo, un gergo tecnico, il COPE che noi abbiamo. L'operatore potrà leggere la storia, perché spesso le chiamate di soccorso non sono facilmente decifrabili. A volte abbiamo avuto richieste di chiamate dove si diceva: ah, mi vuol portare dei fiori. A volte portare dei fiori è sinonimo di dire ti ammazzo se non fai quello che dico io. E quindi quando ci stanno i precedenti, l'operatore di polizia può leggere in un attimo tutta la storia della vittima e quindi adottare i provvedimenti ritenuti opportuni e consoni a quello specifico caso in quello specifico momento. Questa campagna che si ripete ogni anno si chiama Questo non è amore e ha un'infinità di sé. Questo non è amore se ti umilia, questo non è amore se ti picchia, questo non è amore se ti nega i soldi per la spesa e potrei continuare all'infinito. Ma la sostanza di tutto questo, di questo opuscolo del vostro impegno, dell'impegno della polizia, lo chiedo a conclusione al questore Liguori, la sostanza di tutto questo è: state attente perché non bisogna confondere i sentimenti con la violenza e imparare questo, forse per una donna innamorata o comunque succube di un certo tipo di situazione familiare, è davvero difficile, ma è fondamentale discernere questo. Nel momento in cui ti si fa del male, questo non è amore. Lei ha centrato il problema e sia le vittime, a volte le vittime, ma molto spesso gli autori, non hanno la percezione reale della propria condotta contro la legge, ma contro la morale, contro tutto. Infatti molti di questi soggetti che arrivano a reati gravissimi come il femminicidio, non di rado si costituiscono.
e vedono l'operatore di polizia che si frappone tra loro e la loro vittima come un'intrusione gravissima. Per questo è necessario che ci sia questa frapposizione per interrompere il sinallagma che c'è tra l'autore e la vittima. Per questo è importante che si viene da noi ed è importante poi che l'operatore segua effettivamente tutta la vicenda a prescindere dall'iter processuale che ha dei tempi tecnici ineliminabili. Ringrazio il questore Liguori. Carmine, se hai domande, no, altrimenti ti lascio la linea. Grazie Marina, grazie al questore per la sua disponibilità.